Venerdì e sabato abbiamo di fatto blindato l'aumento di capitale perché abbiamo il consorzio di garanzia delle tre banche, Deutsche, Credit Suisse e Barclays, che hanno sottoscritto appunto il contratto di underwriting, e soprattutto abbiamo incassato, importantissimo, ancora la fiducia dei nostri azionisti storici, innanzitutto la famiglia Malacasa, che ha di nuovo confermato con grande, devo dire, sforzo e grande comunque fiducia il suo appoggio, così come Volpi, il secondo azionista, che addirittura ha aumentato la quota dal 6 al 9,99, ma anche Spinelli, la Coop Liguria, le fondazioni. Quindi devo dire grande, grandissimo supporto da parte dei nostri azionisti, quindi insomma, rappresentano uno zoccolo duro già acquisito per l'aumento di capitale, ma a questo si sono aggiunti anche altri investitori italiani e internazionali che pure sono entrati e che quindi garantiscono di fatto una gran parte dell'aumento di capitale, come tra virgolette già fatto, prima ancora che arrivi il retail, che noi ci auguriamo in maniera, diciamo, massiva, si aggiunga agli azionisti storici. Insomma, per un certo orgoglio diciamo che siamo la prima banca italiana che ha avuto, insomma, una sua difficoltà per uscire e ricapitalizzarsi, la prima banca italiana che ce la fa da sola, ce la fa con la forza dei suoi azionisti, ce la fa con la sua capacità di confrontarsi col mercato, con la credibilità del suo piano, del suo management, dei suoi dipendenti, che sono evidentemente un aspetto fondamentale, la forza del suo network. E quindi questo credo che sia un momento importante per la Liguria, per dimostrare che la Carige, ce la fa e che la Regione insieme a Carige, uscirà da questa situazione, sta uscendo da questa situazione nel miglior modo possibile.